Abbiamo voluto promuovere questa giornata allo scopo di dare non solo valore ad una struttura che storicamente opera nel territorio dell'agro nocerino sarnese, offrendo un servizio logistico ai produttori, piccoli produttori di quest'area, ma anche allo scopo di far incontrare all'interno di questo mercato i principali attori della filiera, i produttori da un lato e i commercianti dall'altra parte. Entrambi possono cogliere da questa varietà due grandi opportunità: il produttore, la facilità nella tecnica di coltivazione che gli permette di risparmiare soldi e quindi coltivare sicuramente puntando a un risultato migliore, dall'altra parte i commercianti che comprano un prodotto di alta qualità più facile da confezionare con un grosso abbattimento dei costi. Per questo la ragione è una coltura che ha contraddistinto in questi anni l'economia del territorio, e con questa varietà siamo convinti di dare una nuova opportunità e un nuovo impulso all'economia e alla vivacità dell'animo contadino, un animo che mai come in questo momento ha bisogno di essere accompagnato sul mercato con dei prodotti che gli permettono di avere dei valori aggiunti, e certamente con questa varietà di per sé forte, con tutte le sue caratteristiche genetiche, che offre frutti di altissima qualità, permette al produttore di giungere sui mercati dalla grande distribuzione e quindi al consumatore finale con un prodotto con caratteristiche eccellenti. Allora, il prodotto ha riscontrato successo in tutta la filiera, dal produttore al consumatore finale, al commerciante che trasforma il prodotto. Dal punto di vista noi siamo commissionari nel mercato ortofrutticolo, praticamente i contadini hanno riscontrato una forte produzione, maggior peso per quanto riguarda il Balzac, senza dimenticare il Gold Star F1, peso, resa, addirittura la pianta per il suo sviluppo apicale si è dimostrata più redditizia. Dal punto di vista dei frutti, la polpa ha uno spessore maggiore. Perché ci credo sulla cultura del peperone, e oggi mi sto convincendo sempre di più a coltivare il peperone anche in serra, perché ci sono dei buoni risultati e c'è un ottimo reddito sul peperone, sulla cultura del peperone. Queste varietà soddisfano non solo il mercato, anche la qualità del prodotto e tutto il resto. Balzac al momento è un'ottima varietà, è uno dei rossi più brillanti che ci sono, diciamo. Per quali caratteristiche? Ma caratteristiche, perché è una varietà che fa pochissima seconda, quindi il prodotto è quasi tutta prima, e quindi noi contiamo sul prodotto che ci dà ottimo risultato. E produco peperoni da oltre 20 anni e sono 4-5 anni che sto mettendo sempre i peperoni della Bayer dell'Annuens, Balzac, Gold Star, e quest'anno ho piantato l'Orazio. Proprio quest'anno mi hanno fatto fare una prova con due prodotti genetici che siamo presenti, che possiamo guardare, e si vede una variazione, una varietà che proprio è zero dal confronto dall'Orazio e dal Balzac. Per me attualmente oggi sul mercato non c'è un prodotto meglio del Balzac e dell'Orazio o del Gold Star. È perché è più resistente e produce di più e ha più valore commercialmente, ha tanti pregi che altri peperoni non ce l'hanno. Facciamo produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Abbiamo produzione sia qua in Campania che in Sicilia e in Calabria, e anche a Termoli. Abbiamo un'altra azienda anche a Termoli. Per quanto riguarda i prodotti che lavoriamo, maggiormente fino ad oggi per 12 mesi facciamo pomodoro, cipollotto, abbiamo 40, 43, 44 referenze in commercializzazione, in produzione pure. E poi abbiamo una bella lavorazione, un bel prodotto di peperoni che lavoriamo sia con Coop Italia che con qualche altro cliente grosso, e stiamo avendo soddisfazione con questo Balzac, che è molto produttivo e qualitativamente molto buono e anche molto resistente. Ha un colore lucente eccezionale, è molto buono per la commercializzazione, e poi va bene anche per l'industria, perché ha una polpa bella spessa che fanno
per la conservazione è molto indicato.